Magici Unicorni, in questo video andrò ad unboxare insieme a voi questa nuova box che si chiama Yume Twins. Già il nome mi ispira parecchio. Tutte le informazioni di questa box le troverete giù in descrizione. E sto notando che ogni singola cosa disegnata in questa box già dall'esterno è super kawaii. Infatti c'è scritto kawaii, kawaii ovunque. E quindi sono veramente curiosa di andarla a spacchettare insieme a voi. È una box dove all'interno, perché mi sono informata, ci dovrebbero essere delle cose kawaii, quindi nel mondo del kawaii e delle cose pucciose, che ormai, come ormai le chiamo io, la vado a spacchettare insieme a voi. Non ho preso il mio solito taglierino perché sono scema. Ok, la vado a spacchettare. No, allora, adesso sarà tutto oh mamma mia, ma già hashtag oh mamma mia, sì. Allora, oh che carino, c'è scritto konnichiwa. Oh mamma mia, già soltanto perché c'è scritto konnichiwa già mi piace. È pazzesca dentro, guarda. No, non spoileriamo. Corinne, stai calma. Allora, qua c'è il bigliettino: Welcome to Yume Twins Family. Ma che bello! E ci sono poi, penso, gli altri youtuber che si sono fatti la foto con la box. Niente, lasciamo perdere questo. E già ho visto una cosa. Cioè, allora, Corinne, stai calma. Ragazzi, cos'è? Allora, è un gatto che sembra il gatto di Sailor Moon, non so se ve lo ricordate, Luna, ed è... Ma la pucciosia, cioè, fate tanti screen di me con tutti questi peluche così, perché è bellissimo, mio Dio! Ma è una palla di pelo, si può dire, palla di pelo, è un gatto ed è bellissimo. Mamma mia, come ti chiamo? Salem? Ciao Salem, perché è nero e io adoravo il gatto di Sabrina Villa da Streghe, si chiamava Salem, quindi tu sei il mio nuovo Salem. Va bene, qua c'è scritto che è un gatto, ok, ovviamente in giapponese io lo capisco, sì, contateci. Poi, no vabbè, questo è uno squishy. I love Hello Kitty, è lo squishy di Hello Kitty, non ci posso credere. Allora, stiamo calmi perché sennò rompo tutto, ma sì, rompiamo tutto. E fa odore di ciambella! Ma guardate, è lo squishy di Hello Kitty ed è praticamente di Halloween, quindi Hello Kitty versione Halloween, perché questa è la box di ottobre, forse di settembre, no, è di settembre, però è ispirata anche ad Halloween ed è morbidissima. Mamma mia, dietro c'è scritto Hello Kitty perché sono tutte cose originali, come infatti già mi ero anche informata, ed è viola e dietro è arancione proprio come la zucca di Halloween, ma è veramente bellissimo. Ovviamente è originale, c'è scritto della Sanrio, quindi è super mega bello. Corinne, calma. Ma che cos'è lui? Cioè, io so che questo qui dovrebbe essere un portafortuna proprio giapponese, è ovviamente scritto in giapponese, quindi non lo posso capire. Però, se non mi sbaglio, è un portafortuna giapponese e poi... Ed è un portamonete, cioè un portamonete che poi potete mettere, penso anche il telefonino, potete mettere tutto. Ma che carino, cioè, ma questa è la box dei miei sogni, super mega kawaii, tutte le cose all'interno sono pucciosissime. Poi, che cos'è? È praticamente... No! Viva la cancelleria, viva la cartopazia, è praticamente un porta post-it della Sanrio, quindi di My Melody. Ragazzi, si apre così, ci sono tutti i post-it super mega pucciosi, quindi hashtag oh mamma mia e hashtag puccioserie, mi raccomando, e poi vado a controllare i blush cuoricini. Ma che cose belle, ma bellissime. Quindi è una box non solo kawaii ma anche per la scuola, quindi ci sono cose anche per la scuola. Poi c'è questo qui che è un porta telefonino anche da appendere al collo, ma anche per lo zaino va benissimo, potete metterci tutto, potete appenderci tutto, anche come portachiavi, solo che è un pochettino lungo, Corinne, come portachiavi, quindi non ci pensare neanche di farlo. È veramente bellissimo. Oh, su Miko Kurashi. L'avrò letto giusto? Non lo so. E poi l'ultima cosa è questo, che è all'interno di questo telo bianco, cioè trasparente, ed è un porta, che cosa? Lo apriamo insieme, vediamo. Mi sembrava Sakura. È Sakura? Oh, è Sakura? No! Cioè ragazzi, è un porta cuscino e una federa di Sakura. No, ma
Va bene, quindi sta calma per favore. Ma è bellissimo, mio Dio, no, questa box, ragazzi, dovete andare a prendere tutte le informazioni giù in descrizione, andate a cliccare, visitate la loro pagina Facebook perché è una box pucciosissima che voi dolci unicorni dovete avere assolutamente. Ma sei bellissima, la mia nuova federa di Sakura. Ah, c'è scritto Sakura, infatti. Vabbè, no, non ci sono parole per descrivere questa box. È veramente stupenda. Adesso che ho tolto tutto vi posso fare vedere la scritta, che c'è scritto Konnichiwa e poi c'è scritto hashtag Yume Twins. No, ma è bellissima. È una box mensile, come già vi ho detto, e già mi ha rapito il cuore. È veramente super super bella. E poi c'è lui, c'è il nostro nuovo amico che si chiama Salem, che andrà dritto lì dietro insieme a Cipone. Ve lo ricordate, Cipone? E niente, se il video vi è piaciuto fatemelo sempre sapere con un like, iscrivetevi al canale per non perdere i miei prossimi video e seguitemi su Instagram. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!